tutto finito per la luce di Dio. Thank you.
ai meravigliosi riccioli bianchi da lavenda, l'uomo che riesce a far suonare qualsiasi cosa che abbia delle corde, ma anche i lacci delle scarpe riuscirebbe a far suonare qualsiasi cosa che abbia una corda, lo stendino. È per quello che è scarpe, perché tolgo tutti i lacci e le scarpe. E ci ha fatto un'arpa. Sara, voglio può testimoniare. Da Ravenna, al mandolino, alla chitarra battente, alla chitarra classica, al banjo, ai meravigliosi arpeggi, il maestro Riccardo Galeardi. Arriviamo alla prima linea, coloro che fronteggiano il pubblico, che sfondano la loro faccia alle brutte figure, ma anche agli applausi quando capita, insomma, i sorrisi, eccetera. Cominciando dalla mia destra, alle spiegazioni erudite, alla filologia, alla ricerca storica, nonché alla chitarra e alla voce, Andrea Fantini. Alle spiegazioni altrettanto erudite, ai fini arrangiamenti, alla sicilianità, al flauto, ai cori, da Forlì, Lidia Pitarresi. E qui, per voi, le mondine di Romagna. Ci proviamo, ma non andiamo a montare il riso, per fortuna. Per fortuna nostra. Agli splendidi sorrisi, alla voce, alle castagnette, ai balli strepitosi, da Macerone, Vincenzo Ara. Bisogna dirlo, da Macerone questa sera si è portata anche, ce l'hai al pubblico che la segue, voi non vi immaginate, lo vogliamo sentire, il pubblico che segue. Presentare l'asso di briscola non è un compito semplice. Anche ricordarsi tutti gli strumenti che suona. Da Piemonte, colei che suona, bicchieri che stasera erano assenti, violino, organetto, armonica bocca, assente anche questa questa sera, castagnette, una voce da un mignolo, da Ivrea, Valentina Campagnola. Se vi siamo piaciuti, seguiteci, abbiamo una pagina Facebook. Se non vi siamo piaciuti, seguiteci ugualmente, così sapete come aiutarci. E vi auguriamo un buon proseguimento di serata, un ottimo 25 aprile. Buon divertimento a tutti, buonanotte. Grazie ancora, grazie anche a Nicolo.